Grazie Presidente. La velocità del crollo verticale della democrazia e dei diritti fondamentali in Cambogia è veramente sorprendente. In un solo anno, infatti, l'unico vero partito di opposizione, il Cambodia National Rescue Party, è stato sciolto e il suo leader Kem Sokha incarcerato con false accuse. Cosa ci ricorda lo scivolamento verso un partito unico? Il culto della personalità del leader, la repressione e ossessione verso qualsiasi tipo di opposizione. A me ricorda Pol Pot e la terribile dittatura dei Khmer Rouge, durante la quale ogni singola norma aveva l'obiettivo di distruggere, torturare ed estirpare chiunque venisse anche solo sospettato di non essere allineato al regime. Vogliamo ricordare che il primo ministro Hun Sen e due altri ufficiali sono ex membri dei Khmer Rouge? Quante differenze troviamo oggi tra il Cambodian People's Party e il Communist Party of Kampuchea di Pol Pot? La caccia al dissidente è rimasta praticamente la stessa. La memoria storica è importante affinché la storia non si ripeta e la Cambogia oggi rischia proprio questo. Invito pertanto la Commissione a sospendere con la Cambogia il programma di accesso preferenziale al nostro mercato unico e renderlo condizionale al rispetto dei diritti umani e civili. Dziękuję. Zakończyliśmy debatę poselską. Bardzo proszę panią wysoką przedstawiciel Federica Mogherini o głos. Thank you, Mr. President. Last year has seen significant steps backwards for Cambodia's fragile democracy. One-party rule, authoritarian tendencies that have gained more ground in the country, and the space for political opposition.